Cari ascoltatori, buongiorno. 10 giorni fa ho parlato con uno dei miei vicini. È un uomo particolare. Per esempio, è sempre pronto ad aiutare tutti. Parla molto e, se mi conoscete, potete immaginarvi come ci troviamo bene. Il mio vicino si professa ateo, sebbene creda che senz'altro sia Dio che ha creato tutto quello che c'è. Lui, sempre il mio vicino, si anche adopera per trovare le risposte agli interrogativi dell'esistenza umana. Ora, vedete, questo mi sembra molto strano. Credere che la vita non sia una coincidenza, ma volere le soluzioni esclusivamente razionali significa limitarsi a ciò che possiamo comprendere, allontanarsi dall'essere onnipotente e ridursi al circolo vizioso delle banalità della vita o delle idee elevate che però non vanno alla fine, cioè non possono soddisfare i nostri desideri profondissimi. Allora, l'ultima volta volevo rispondere all'affermazione del mio vicino che cristianesimo è una religione inventata e che ha effettivamente derubato il giudaismo del loro Dio. Volevo presentargli la nozione che Gesù Cristo era infatti preannunciato nell'Antico Testamento con molti dettagli. Il luogo della sua nascita, il fatto che le sue mani e i suoi piedi sarebbero stati trafitti e che sarebbe resuscitato. Gesù, che è il Dio diventato uomo, secondo la profezia, non sarà accolto dagli uomini. Come riferisce il Nuovo Testamento, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma il mio vicino mi ha interrotto. Non voleva neanche discutere queste favole, come ha detto. Proprio ciò che mira a generare la fede nell'un cuore aperto è in grado di sigillare, indurire un altro. Se contiamo solo 8 eventi preannunciati per il Messia, per il Cristo, loro si possono avverare in una persona una volta su 10 elevato alla 17 e ci sono più di 300 dettagli profetizzati. Ma a chi non vuole vedere, non ha senso enumerare gli argomenti. Allora, con questa mia esperienza ho realizzato 2 cose. Ho alleviato un po' la mia frustrazione e anche sono giunto al punto di introdurre il nostro versetto biblico odierno. Gesù, che si è fatto annunciare dai profeti dell'Antico Testamento come Mosè, Davide, Isaia e Michea, non è venuto come un re, sebbene neanche i palazzi imperiali non potrebbero mai bastare per la sua dignità celeste. È diventato uomo per aiutare anche i più umili di noi e per mostrarci la via. Nel nostro versetto, che troviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetto 28, ci dice: «Il figlio dell'uomo è venuto non per farsi servire, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per la liberazione degli uomini». Come agli discepoli di Cristo, anche a noi sembra più nobile essere servito. Parlando di Pietro, Giovanni, Bartolomeo e altri, l'Evangelista Luca racconta nel capitolo 22, versetti 24 fino a 26. Fra di loro nacque anche una contesa. Chi di essi fosse considerato il più grande? Ma egli, Gesù, disse loro: «I re delle nazioni le signoreggiano, e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve». Lasciamoci influenzare dalla parola di Dio. Imitiamo oggi e in avanti l'esempio di umile re che serve l'umanità. Siccome solo lui è andato fino al punto di dare se stesso per riscattarci per la vita senza fine e inoltre senza arroganze e gli arroganti. Preghiamo. Caro Signore Dio,
Ti ringraziamo in questo giorno per Gesù Cristo, che si è spogliato volontariamente di splendore celeste e dignità divina per salvarci. Aiutaci, ti prego, a trovare la gioia nel servire il prossimo, imitando il suo esempio di umiltà.